Mister, è vero che è un allenamento congiunto, però vincere poi aiuta a vincere, no? Ma a rafforzare le teorie dell'allenatore, a rafforzare anche l'autostima. Sicuramente abbiamo incontrato una squadra che era superiore sia nel palleggio sia nella gamba, perché è una squadra che deve iniziare subito il campionato e perciò eravamo un po' in difficoltà in questo. Poi sai benissimo che loro giocano senza under e perciò tutto diventa ancora più facile. Però è stato un buon test, un test allenamento importante, bello, una partita intensa con varie occasioni da gol, perciò questo era importante. Mister, fin dove può spingersi questo Altamura? Noi in telecronaca dicevamo parte alla pari un pochino delle altre corazzate, Nardò, Casarano, tutte le altre squadre di Serie D, fin dove può spingersi questo Altamura? Ma sarà sempre il campo a decidere dove possiamo arrivare, l'importante è che c'è un gruppo unito, un gruppo che sta lavorando abbastanza bene, perciò sono contento di questo. Per un allenatore quando c'hai la coesione col gruppo, nelle tue idee, è normale che è tutto più avvantaggiato. Allora, mister Alberto Villa, dopo l'allenamento congiunto con la team Altamura, un test comunque probante in vista dell'inizio del campionato, quali sono le sensazioni? Bene, nel senso che i ragazzi hanno fatto un buon allenamento, ottimo direi, con tante occasioni da gol. E purtroppo bisogna avere un po' più di cattiveria, un po' più di precisione, però sotto l'aspetto dell'impegno e del lavoro non è mancato assolutamente e quindi sono contento. Era la prima vera partita, diciamo così, prima del campionato, dove incontravamo una squadra forte, come ho detto già l'altro giorno, e quindi è stata una bella partita. Mister, in telecronaca dicevamo che le idee ci sono, poi ecco, come diceva lei, a volte è mancata la precisione, il cross, il passaggio, però ad esempio abbiamo visto Carella che ha messo in mezzo due o tre palloni interessanti. C'è l'idea del Francavilla, manca l'ultimo step, ma quello forse si arriva con il tempo, no? È normale che ci voglia tempo, di solito ci vogliono 3-4 mesi per mettere insieme una squadra, noi dobbiamo riuscire a farlo in un mese e mezzo, e non è facile. E poi adesso stiamo lavorando sul migliorare determinati aspetti e piano piano si riesce a fare. Noi sicuramente non partiamo avvantaggiati rispetto ad altre squadre, perché quando hai un gruppo di lavoro già consolidato è più facile. Noi, avendo tutti i ragazzi nuovi, è più difficile capire i meccanismi, i tempi, la velocità, e ci vuole tempo, ma sotto quell'aspetto lo sapevamo, l'avevamo messo in conto, e la cosa che mi rende fiducioso è che i ragazzi hanno provato a fare tutto quello che abbiamo provato fino ad oggi, e quindi molte cose sono venute, altre dobbiamo migliorare, perché è normale, giocando anche alle 5:30 con un caldo come quello di oggi a volte non viene.